Grazie Presidente. La mozione oggetto di questa votazione nasce dall'urgenza, e sottolineo l'urgenza, di individuare una struttura alternativa per l'accoglienza delle persone trattenute nel CPR, Centro di Permanenza per i Rimpatri di Roma, attualmente sito in zona Ponte Galeria, nell'undicesimo municipio. Ricordiamo che i CPR, ex CIE, sono strutture finalizzate alla detenzione amministrativa di persone immigrate irregolarmente, destinate quindi all'espulsione o al respingimento in attesa dell'esecuzione del provvedimento. Il centro attualmente ospita solo donne, il cui numero varia in media da circa 45 a 90 unità, a seconda dei flussi mensili in entrata e in uscita. La quinta commissione capitolina permanente politiche sociali e della salute è venuta a conoscenza dell'emergenza che riguarda tale centro in data 20 febbraio 2018, nel corso dell'audizione della delegata della sindaca con il ruolo di garante dei diritti dei detenuti di Roma Capitale, la dottoressa Gabriella Stramaccioni, la quale casualmente, proprio all'inizio di questa seduta di consiglio, ci ha illustrato una relazione che, tra le altre cose, ha evidenziato con forza l'emergenza sollevata da questa mozione. La dottoressa ci aveva evidenziato in sede di commissione come le condizioni umane e ambientali rilevate all'interno del sopracitato CPR rendono di fatto il centro non idoneo ad ospitare persone. Le stesse considerazioni sono emerse durante una commissione congiunta elette e politiche sociali del municipio 11 dello scorso 21 maggio, la quale aveva per oggetto una relazione della dottoressa che evidenziava nuovamente le pessime condizioni ambientali ed igienico-sanitarie delle persone trattenute nel CPR di Roma. Dalle audizioni della garante è emerso un quadro della situazione fortemente lesivo di norme e principi di rango costituzionale e sovranazionale, in quanto non rispettoso dei diritti umani fondamentali, essenziali e inviolabili. In particolare, la garante, che accede al CPR regolarmente, ha evidenziato come le modalità di gestione del centro fino ad ora attuate, l'inadeguatezza della struttura logistica, che risulta obsoleta e fatiscente, nonché le pessime condizioni igienico-sanitarie, non consentono un'accoglienza dignitosa delle persone ospitate. Faccio solo alcuni esempi. Bagni senza porte, caldo asfissiante in estate e freddo rigido in inverno, presenza di numerose zanzare a causa dell'aria paludosa circostante, segnalazioni di ratti che fuoriescono dai bagni turchi, servizi igienici inadeguati, scarsa manutenzione, eccetera. Segnaliamo inoltre che nei giorni scorsi una delegazione parlamentare del Movimento 5 Stelle ha visitato il CPR di Ponte Galeria allo scopo di ispezionare lo stato della struttura e le condizioni delle donne straniere in essa trattenute, in attesa di essere rimpatriate o espulse. La delegazione ha rilevato carenze strutturali, condizioni igieniche scadenti e problemi legati alla carenza di mediatori linguistici e culturali. Le medesime considerazioni sulla difficile vita all'interno della struttura di Ponte Galeria sono state fatte dalla commissione d'inchiesta parlamentare costituita ad hoc, che ha prodotto un rapporto pubblicato lo scorso febbraio del 2016. Quello che emerge pertanto è un quadro fortemente lesivo dei diritti umani, a causa delle condizioni di vita estremamente mortificanti e degradanti delle persone trattenute nel CPR. Segnaliamo che il processo di identificazione necessario all'espulsione delle migranti detenute risulta attualmente complesso e difficoltoso, pertanto la permanenza delle ospiti è di fatto spesso prorogata oltre i termini di legge previsti. Vogliamo segnalare anche che durante il periodo di reclusione le persone trattenute sono nell'impossibilità di ricevere visite dall'esterno, se non in casi eccezionali, e di svolgere alcun tipo di attività ricreativa durante la giornata. Tutto questo genera nelle persone, come possiamo ben immaginare, un forte senso di disorientamento e di alienazione. Tra l'altro, negli anni passati si sono verificati anche alcuni casi di tentato suicidio, ultimo il tentativo di una ragazza nel giugno 2017. Sappiamo che è stata indetta una gara da parte del Provveditorato delle Opere Pubbliche del Lazio per i lavori di rifacimento della sola sezione maschile, ma alla luce di quanto evidenziato fino ad ora, riteniamo che a causa delle condizioni estreme di degrado e incuria dell'attuale struttura del CPR, questa non sia assolutamente idonea ad assolvere la funzione a cui è destinata. È necessario inoltre, a nostro avviso, ripensare completamente il modello di accoglienza messo in atto dal CPR. Le modalità di gestione dovrebbero tendere
oltre al rispetto degli standard di vivibilità e di dignità umana, ad individuare processi più adeguati di orientamento e soprattutto di sostegno psicologico. Alla luce di quanto fin qui illustrato, chiediamo alla Sindaca e alla Giunta di Roma Capitale di avviare una interlocuzione urgente e fattiva con la Prefettura di Roma, con la Regione Lazio e con tutti gli enti competenti, al fine di individuare celermente una diversa e idonea struttura per l'accoglienza permanente delle persone destinate al centro di permanenza per i rimpatri di Roma, che assicuri il rispetto degli standard minimi igienico-sanitari, nonché la vivibilità degli spazi, la fruibilità dei servizi ed il supporto alla persona in generale, garantendo condizioni di vita dignitose e non alienanti. Chiediamo inoltre di verificare le modalità di gestione dei fondi pubblici destinati a tale struttura, come giustamente sollevava oggi la dottoressa Stramaccioni, risorse che fino ad oggi si sono rivelate completamente inadeguate, ad esempio monitorando i servizi erogati dai soggetti gestori di tale struttura, rendendone pubblici i risultati ed evidenziando in tal modo anche l'eventuale necessità di assegnare maggiori risorse per raggiungere gli obiettivi per noi inderogabili descritti in questa mozione. Grazie.